Fabio Anglani, coordinatore dell'adunanza eucaristica, prima adunanza eucaristica internazionale, Gerusalemme. È finita, sono le 6 del mattino, ci sono ancora tante persone, adesso devi parlare tu. È stata un'esperienza straordinaria, anche perché questa prima edizione internazionale si è avuta la presenza di vari componenti del mondo religioso, anche fuori dal mondo cristiano. Abbiamo avuto la componente del mondo ebraico e poi la componente del mondo musulmano, che hanno iniziato la adunanza eucaristica, e poi per tutta la notte i giovani hanno adorato il Santissimo esposto sia nella Cappella del Getsemani sia proprio nell'Orto degli Ulivi, proprio in una sorta di accampamento spirituale dove ciascuno ha potuto esprimere la propria fede, anche la propria devozione eucaristica. E quindi è stata sicuramente un'esperienza vincente, un'esperienza da ripetere, un'esperienza straordinaria.